Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Sono Filippo, siamo qui con Medward. Io direi di proseguire. Siamo al capitolo 4, o meglio, dovremmo cominciare il capitolo 4, come avete visto in circa tre quarti d'ora. Abbiamo fatto tre capitoli, quindi il gioco non è tra i più lunghi, anzi, ma l'avevo già accennato. Asiantown. Asiantown è zeppa della cultura degli immigrati che l'hanno fondata, ed ora anche del loro sangue. Fai un giro della città su un autobus a due piani, mangia piatti nuovi, incontra gente esotica, poi uccidila. Classifica Deathwatch 98, abbiamo già visto chi era il boss della sezione con 2 milioni di punti necessari. Siamo davanti a Rin Rin. Dati zona, benvenuti all'esotica Asian Town. Fai un po' di hamburger umana nel tritacarne gigante. Cosa c'è in quei panini? Non sembra carne di maiale. Fatti una cena a base di sushi o goditi uno spettacolo di fuochi d'artificio umani. Benissimo, Great Wall Street. Accetti la sfida? Yes. Io nel mentre, ragazzi, vi ricordo di iscrivervi al canale, di commentare, di condividere. Di lasciare un bel pollicione all'insù per questa sanguinolenta You've made it to serie. Asian Town. Jack, you're doing quite well. And I'm pleased to report that your ratings are on the rise. Which makes your client happy, I take it. Very. And I dare say this is the perfect stage for you to take your game to the next level. What better backdrop than the exotic Far East? Is this guy for real? No, don't answer that. He'll hear you on the transmitter. Whoever designed this dump has obviously never been to Asia. This looks like a bad mashup between an amusement park and an ethnic stereotype. Hey, whatever makes the audience happy. Yes, you understand. You see, it's not just about the blood, it's about experiencing something beyond the drudgery of our daily lives. The excitement of the new, the undiscovered. Is this douchebag for real? Quiet. Stay back! I said stay back! Civilian alive? This is a surprise. You remember how many points a doc's worth? Nah, but those bastards in private practice are worth big bucks. Well, shit. He's public. That's a city hospital ID. So, why do you get more for private docs? 'Cause those insurance sucking fat wallet bottom feeders take your money. Who the fuck are you? Just a firm believer in public healthcare. Wow, battutona! Allora, siamo arrivati ad Asiantown contro dei nemici che sembrano usciti un po' da Mortal Kombat. Quello con le lame pareva un po' Baraka, vabbè, Baraka gli sputano dalle braccia, ma. Ok, 200.000 punti, one bamboos, spade, pane, money shot e rin rin. Ok, però. Quando giocavo facevo la maggior parte dei punti con le combo. C'è che dovrà darsi da fare da subito, altrimenti potrei Siamo già. guadagnare il mio primato. Vediamo, io qua non mi ricordo le interazioni ambientali, se devo essere onesto. Ma vabbè, questo insomma. Non sono sicuro. No, vieni qua. Vieni qua. No, non morire. No, no, no. No, volevo farti da finisher. Sei morto? Sei morto. Sei proprio una pippa, sei. Aspetta, il lampione. Vabbè, il lampione che vuoi. Il lampione sul collo. Vediamo. Dove posso sniaccarti? Qua. Sul muro. Con i tagli. Bello. Bello. Tu sei ancora vivo? Dai. Vai, cioè, eri vivo. Eri vivo. Signore, lei è ancora vivo? No. Vado un po' piano perché volevo. Vabbè. Non vincerà sicuramente Au! Oggi scappando così. Ma che non vincerà, ma almeno si terrà le palle alte. Comunque, ma non ho veramente interazioni ambientali, non sono. Ah! L'elettroshock! Aia! Aia! Oh! Vaffanculo, Baraka! Vaffanculo! Per esempio. Scappano come conigli!
Questo cos'è? Sono tutto oggi sia dentro. Ah, è del panini. Veramente? Posso sniaccartelo addosso? No. Oi. Ma scusa, che vi siete fatta? Vi siete fatta? Oh, ma che cazzo? Vaffanculo. Che palle. Va? Oh. Scusi. Oh, e che cazzo. Non è che posso perdere tutte le vite già subito. One bus, eccolo qua. Adesso iniziamo un po' a far sul serio. Allora, io se tipo ti posso tutti schiantare sul bus? Io direi di sì. Così, eccoli qua. In amicizia. Te invece ti attacco con te, perché tu con gli artigli non mi piaci, perché fai un male cane, spezzi la mia difesa e quindi su di me o sulla puttana, per esempio. Andiamo un po' a esplorare anche gli altri punti, perché qua il livello si sviluppa molto in verticale, per cui tanto vale. Per esempio un po' di vita, un po' tanta di vita. Qua cosa c'è? Qua c'è la ruota panoramica. Allora, andiamo di qua, dai. Per esempio, evitando il tipo col fuoco, evitando i piromani qua, per esempio, ci sono le lame. Eh sì, però vorrei centrarla quella là. Te invece vicino, così. E... giusto. Anche te, bene, andate, vai là. Beh, guardate quanti punti. Quanti cazzo di punti. Questo invece è Packing Poop. Agitalo e stappano nelle loro bocche assetate. Ok. Giusto. Quindi prima che esploda, tipo, no, giusto, va bene. Un po' di... ok, tipo... bevanda gassata, sì. Esattamente, te lo fico letteralmente tra i denti. E dove possiamo andare? Ah, qua. Qua c'è un bel gancio, che dici? Sì, dai. Eccolo. Morto. Facciamo un po' di taglio casareccio. Carne! Carne in offerta. Dove cazzo scopo? Oh. Cazzo, volevo dire, dove cazzo corri, dove cazzo scappi, dove cazzo scopo? E qua? Negli occhi. Questo fa male. Questo fa male in realtà. No, non posso più metterlo. Vabbè. Raccogliamo. No, non posso raccogliere la vita. Ecco. Allora, non le avevo fatte vedere nell'altro video, perché quest'arma non è che mi piaccia molto. Però, dato che dobbiamo fare punti e la mappa inizia a essere un po' ristretta, andiamo a prenderlo. L'arma è di qua. Una. No, e che è? Un attimo. Nero con i coglioni, va. Allora, eccola qua. Raccogliamone. Non è che mi piaccia molto come arma, però faccio così, cioè non posso neanche controllare bene la direzione. Vedete, vado in linea retta e quindi non è che... e fa anche molti pochi punti. Vedete? Alla fine lo stunna, sì, ok, però secondo me la spada o la mazza da baseball sono migliori, anche per un fatto di punti. Sicuramente per un fatto di punti. Una bella maschera. Maschera, sì, la maschera te la fico in testa. Benissimo. E il dragone non può essere attivato, non mi ricordo. Nel dubbio, vai. Nell'asino cernario qua. Vai. Non li prendo, non riesco a... niente. Via quest'arma. Quest'arma non ci piace. Però, già che ci siamo. Infatti. Spazzatura. Ma sì, dai. Tiro tutti senza braccia ormai. Cioè, nel senso, mi fanno anche tristezza.
tutti senza braccia, cosa c'è, senza occhi? Vediamo se riusciamo, si ridono. Allora, mi pare che avessi visto inizio presentazione del livello che c'era qualcosa anche su con la tartaruga. Credo di aver visto. E infatti, ma porca puttana, ma che sono sti agguati? Neanche Resident Evil era così tenace. Allora, perfetto. Pane, ok, il pane, ma il pane non ce ne frega. Siamo nella... perfetto. Oh, dai. Qua dove fanno il sushi. I piromani. Adesso qua sì che mi serve questo. Qua sì. Qua serve. Tu che sei senza braccia. Vediamo dove posso buttarti. Io ti appenderei anche. Dai, che dici? Ci appendiamo? Ma sì, ci appendiamo. Eccolo. Ok. Altri due. Entrambi senza braccia. Tu vieni con me. Tu vai nel tritacarne. Sì. Vai nel tritacarne. Vai. 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 Perfetto. E qua invece abbiamo un carapace. Quello del maestro Mutant praticamente. Ma è sparito. È sparito il nemico. No. Oh. Cazzo. È sparito il nemico. Ah. Si può andare. Vediamo l'interruttore. Siamo già a 1.290.000. Ok. Oh, bene. Uno stronzo corazzato che pensa di essere il re degli scarafaggi. Tifan, l'odio sto tizio. Già, e ce n'è di superficie da odiare. You make me feel pukey. Questo non me lo ricordo, però sembra tanto Majima. Più o meno. Allora, si è mangiato un guscio di tartaruga. Si è mangiato, si è indossato. Vabbè. Si è mangiato. Ehi! No! Cazzo! Cazzo! Butta giù queste armi, prendi la motosega, Jack. Un attimo, va. Dove va? Vieni qua, bastardo. No, ma dai. Ehi, puttana. Stanco, direi che si può affettare. Porca troia. Facevo un po' di polvere prima di giocare. Vaffanculo. Cazzo. Muori. Allora, alza. Hai preso la sfera della tartaruga. Yeah! Non mi ricordo cosa fa però. Vabbè. Money shot. Abbiamo sbloccato la challenge. Eila. Eila. How you gonna lay the money down today, player? Ma sono apparse per tutta... Non mi ricordavo sto pezzo, sinceramente. La mia memoria si era più focalizzata nel primo quarto di gioco. È il tuo preferito, di la verità. Tanto io direi di... non posso neanche mangiare, non c'è niente qua che mi sfami. No, non c'è un cazzo, quindi andiamo giù. Merda. Merda perché ho poca vita. Cioè, relativamente poca vita, per cui non... non so. Prendiamo il guscio. Per esempio, io questo ve lo metto in testa. Esatto, esattamente. Non riuscite a fare in culo perché andiamo a attivare il money shot e speriamo anche di fare un po' di vita. Scusami, perché non c'è il money shot qua? Perché non me lo comandano? Se ami quello che fai non ti sembra neanche di lavorare. Non credo che c'è che Money shot. Aia. Aia. No, non posso morire così con queste merde. Via, 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 via. Un attimo. Stanno inseguendo. Puttana. Ma se devo morirci per dei nemici comuni. Qua. Prendi cosa? Bella. Bella. Ok. Oh, è esplosi. Meno male. Minchia, quanti punti? Minchia. Ah, perché c'è il dinamitardo. C'è il dinamitardo qua, ok. Ah sì, mi sono sceso. Vorrei un attimo. Vorrei andare al money shot.
vorrei, ma così in amicizia, perché guarda cosa c'è morto. E anche in malo modo. Dov'è il money shot? Scusami. Ma non me lo sblocca, lascia un palo. Perfetto. Così. Sarà un casino passare l'aspirapolvere adesso. Mi dà la stella lì. Ma non. Aia! Beh, è colpa mia che c'è un gatto sopra. Vai. Fanculo. Dov'è? Ma perché non mi dà il money shot? Scusa, sbagliato. No, allora, c'è un problema di fondo. E a me dispiace anche non farvi vedere il minigame. Ma scusami. Dovrebbe essere di. Che sia su. Ah sì. Sì, è vero. Era su. Ecco qua. L'ho raggiunto. Errore mio, scusate, mi dimentico che il gioco si sviluppa anche in verticalità. Scusate. Eccolo. Well, I tell you how I laid the money down, pimps and players, but that'd be a Black Baron trade secret. Shit, I'ma give you a hint though, cause that's the kind of pimp I is. Take a bottle full of bub, shook up nice and tight, and pop that shit down a G's throat and take aim. Just be careful to aim quick, cause this bad boy's a 3-second man, you know what I'm saying? What's going on, baby? Oh, you wanna see who is on the money tonight? Alright, folks, she don't talk too much, but she about to take care of all. Ma che bottiglia, mamma mia, una Magnum. Come on now, baby, you know my ass is always. Aia, che male i denti. Ecco. E lei è tutta molto contenta e se ne va. Esatto. Ciao, 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 ciao. Le veline. Anzi, la velina. Allora, agita bene la bottiglia e fallo volare via. Jack deve colpire i bersagli delle donne sexy con il succo per ottenere dei punti per esquivi. Mettiamo la bottiglia massa, ma in quel caso niente boss. E vola. Ok, però ovviamente io non ne becco neanche mezza, perché io ho sfiga qua. Dato l'ho messo in testa. Allora, almeno vediamo di almeno un punto. Almeno un tipo qua. Perfetto. Ah, devo riempire anche gli spazi, diciamo. Devo beccare entrambi i semi. Vediamo se. Perfetto, perfetto. E il mio problema adesso è colpire la parte sotto. Nel senso, è un po' troppo vicina. E come arrivo alla parte sotto? Così, senza dargli la bottigliata. Jessica è al settimo cielo, ma perché? Ma non è vero. Ma non è vero. Mio Dio, quanto era scorretto. Allora, un altro nei denti e vola. Vola. No. Non l'ho. Jessica è ancora qua. Jessica è quasi in tenda, ma le altre due no. Tipo quella là. Quella là in cima. Prendiamo l'altra bionda. L'altra di bionda, oddio. Bianco e nero il gioco, ma presumo dai capelli chiari che sia bionda. Ma niente, e li sto lanciando al buco praticamente. Riproviamo, intanto qua i punti stanno volando. Sì, adesso sarò anche pronto per fare il boss. Tra l'altro questo livello è solamente una challenge, può essere, mi sa di sì. Andiamo più indietro. Vediamo. No, ma proprio zero. Poi devo andare più avanti, prima di andare più avanti ancora. Mamma mia, non ci riesco. Faccio schifo questa sfida. Allora, avanziamo. Tipo da qua. Per esempio, almeno linguine, no, neanche. Ma così mi hai rotto i coglioni. Riproviamoci, che cazzo. Proviamo quella in fondo. Proviamo quella in fondo. Oppure devo sguarattarlo. Devo shakerarlo più volte, vediamo. Quella in fondo. Sì, devo shakerarlo più volte. Ma adesso me lo dici. Magari mi avrà chiesto, mi ero neanche accorto. E qua, fine. Vediamo. Quindi va, agito una, due, tre. Te lo metto, quattro, cinque. Te lo fico in gola. Sono molto male. Poi ti. No, non te, ho sbagliato. Sbagliato. No, cazzo, solamente. Vabbè, almeno
ho reso contenta Jessica. L'importante è renderne contenta almeno una delle tre. Una basta e avanza. Ok, sfida contro il boss. Quindi era effettivamente solamente una sfida. Sì, era solamente una sfida. Andiamo. No, evitiamo questo perché vorrei evitare di subire danni. Ho due vite. Insomma, non so. Speriamo. Rin, come una vedova nera, porta estasi e morte. Accetti la sfida. Sì. Vai. Gong. Questa è Kitana. No, chi era? Sì, era Kitana con i ventagli di Mortal Kombat. Ed ecco a voi Rin Rin. Però i miei jeans si stanno facendo più stretti. Ma I'm going to enjoy every moment. Sempre che loro non hanno sottotitoli. Non so sempre che questo misto italiano inglese. Allora, capiamo un attimo. Capiamo. Sei ferma là e io che così. No, no. No! Troia! Vaffan... Oh! Minchia! Cosa stai cercando di dire? Cazzo... Ah, aspetta! No, 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 giusto, giusto, giusto! La bomba! Esatto! Sì, devo colpire lei, ma devo colpire... Cioè, non devo colpire me stesso! Merda! È agilissima! Però questa è... No, solamente un colpo. È troppo agile, devo... No! Devo aspettarlo. Per esempio le bombe. Ma no, ma dai! Puttanella! Cazzo. Da davanti no. Sono anche molto male però. Quando finisce l'attacco sì. Merda, non mi ha dato la motosega. Cazzo, sì, continua. Iniziano a farsi tosti i boss. Iniziano a perdere meno vita. Iniziano a essere più coriacei. E insomma, inizio ad avere problemi. No, no, no. No! Colpa mia. Colpa mia, mi ha stunnato. Però adesso ti accuso io. Sei un cazzotto che non fa niente. Questo qua ha delle braccia che sono quattro volte me. Però ovviamente con le... Il corpo a corpo non fa nulla. Aspetta che si carichi la sega perché... Aspettare. Ah, ok, boh, però ho fatto attivarla. Maledetta. Beh, Dio, la posa ci può anche stare. Però no, non vorrei morire. Perfetto. Sempre molto coreografiche i modi in cui un avversario viene punito. Ma dai. Ma dai. Merda. Non mi conviene, aia! Non mi conviene, non mi conviene, non mi conviene! Non mi conviene! Dov'è? Lancia sta bomba, dai! Lanciale! Ma sei un po' stronza in culo! Sei stronza in culo! Che ti devo dire? Allora, perdi così la vita! Perfetto! Non c'è morta, perché non credo, no, non mi basta, però, insomma, la cosa che mi stupisce è che non ho vita, cioè non mi dà vita. Oh, sei a terra? Sei morta? Oh, sei morta? Sei morta, brutta bastarda. Muori. Guarda, ho già capito dove va a finire.
bruciata e mangiata. Mamma mia. Ok, andata. E mi ha fatto sudare più del previsto sta fight, devo ammettere. E vedete che i nemici iniziano anche a essere sempre più coriacei, anche perché vedete ho fatto routine violence, hardcore violence, poi super extreme e ultra, zero assoluto. Quindi non ho neanche memoria di avere mai fatto kill così spettacolari. Quindi insomma la rigiocabilità che fa tutto nel punteggio, è poco da fare. E comunque Asian Town, nel prossimo video andremo contro Shogun nel bistro con 2 milioni e 250 mila punti richiesti. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui, spero che vi sia piaciuto. Io vi ricordo di commentare, condividere, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollice in su. Ciao amici.